ufficiale. Inizia il corso di incisione su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Una nuova rubrica si affaccia nelle vostre case. Eh sì, ho deciso di cominciare la rubrica che riguarda l'incisione. Una branca dell'incisione, a dire il vero, la linoleografia, che prende il nome dalla matrice su cui andremo ad incidere la cosa che vogliamo stampare. Aspettate, sto correndo troppo. Cosa sono le incisioni? Le incisioni, o stampe volgarmente detto, sono appunto delle stampe. Prendono origine dal graffiare un supporto, incidere un supporto e poi ricoprirlo di inchiostro, passarlo sotto una pressa e stampare l'immagine che abbiamo appunto inciso su questo supporto. Le incisioni, dove appunto si incide con un bulino, sapete quel chiodo che vi faccio vedere spessissimo su Arte per te, su delle tavolette, molto spesso in zinco. Ci sono diversi tipi di incisione: le incisioni a punta secca, quando appunto direttamente con la punta secca si va ad incidere sulla tavoletta di zinco, oppure le incisioni ad acqua forte, dove le tavolette prima ricoperte da una vernice, poi questa vernice viene incisa, quindi vengono messe a bagno in un acido e quest'acido scalfisce il segno che abbiamo tracciato. Viene tirata fuori, vengono fatte altre linee, man mano questi bagni in acido fanno in modo che si abbiano le diverse gradazioni di grigio sulla tavoletta. Una volta rimossa la vernice e passato l'inchiostro, quello che abbiamo disegnato a più livelli, con più gradi di solubilità in acido, diano vita ad una stampa. Capite bene che questo genere di stampe sono molto molto difficili da portare in video, perché io non ho gli acidi in casa, non posso tenere per una questione di sicurezza anche con Enzo, non ho modo di farvi vedere la passata al torchio, ma non mi sono data per vinta. Grazie al cielo ci viene in soccorso la linoleografia, che prende appunto il nome dal substrato, dalla sua matrice, il linoleum. Sì, proprio quello che calpestiamo nella gran parte degli uffici pubblici, il pavimento. Questo qua è un rivestimento per pavimenti comunissimo, lo vendono nei negozi di belle arti in tavolette, si chiama linoleum rinforzato ed è adattissimo alla linoleografia, però sinceramente non vi conviene per niente comprare la tavoletta al negozio di belle arti. Io vi consiglio di andare in un qualunque negozio per rivestimenti, pavimenti, moquette, questi negozi qua, e chiedere un bel metro in altezza di linoleum, in larghezza è 2 metri, e quindi capite bene che avrete una fascia di linoleum 2 metri per un metro, da cui potrete tagliarvi le matrici che desiderate, soprattutto della grandezza che più vi piace. La linoleografia è una tecnica di stampa davvero bellissima, può andare dalle basi elementari, infatti è insegnata nelle scuole medie col termine di adigraf, a espressioni di massima creatività artistica nelle stampe importanti fatte da persone che si cimentano, fatte da artisti che si cimentano in quest'arte in maniera professionale. Ecco, io voglio portarvi da uno stadio non elementare, ma da uno stadio un po' più su dell'elementare, con dei soggetti un po' più facili, via via verso espressioni di libertà e di creatività artistica che vi diano una vera e propria soddisfazione nello stampare con il linoleum, proprio come se fosse un quadro. Per i quadri abbiamo le tele, per la linoleografia abbiamo appunto il linoleum. 1 metro per 2, io l'ho pagato 19 euro, e verranno fuori una cinquantina di opere da questo, quindi voi non compratene così tanto, fatevene dare degli scampoli o dei ritagli che sicuramente in questi negozi avranno. Per dipingere un quadro ci vogliono i pennelli, per incidere sul linoleum, per intagliare linoleum ci vogliono degli strumenti bellissimi e affascinanti che si chiamano sgorbie. Sono dei coltellini barra scalpellini che servono
servono proprio per intaccare questo substrato e per far sì che il segno venga scavato su di esso. Hanno varie forme, proprio come i pennelli, e impareremo a conoscerle piano piano utilizzandole di volta in volta per creare soggetti differenti. Possono essere sia per legno che per linoleum. Alcune sono per entrambi i supporti, alcune invece solo o per legno o per linoleum. Questa tecnica è una tecnica non troppo difficile e non troppo pericolosa, però nasconde un'insidia, l'insidia del taglio della sgorbia. Le sgorbie sono degli strumenti abbastanza taglienti, anche perché il linoleum fa una certa resistenza al passaggio, quindi può succedere che ogni tanto la sgorbia pum scapoli via dal linoleum. E allora io ti dico sin da subito che quando posizionerai la mano sul linoleum, la mano non deve mai andare davanti alla sgorbia, ma deve sempre affiancarla o starle dietro. Reggi il supporto da lato o da dietro per non farti male. Vi faccio vedere una clip dove esplico meglio. Questo lo dico nella parte introduttiva perché magari voi comprate il materiale e avrete fretta di provare e magari non aspettate me per la prossima lezione, e siccome vi voglio con tutte e cinque dita attaccate, preferisco farvi vedere come non fare per non trovarvi male. E ora stai molto attento perché ti sto per salvare le dita. Allora, se vuoi provare, prendiamo una sgorbia con un taglio a rondine, queste a U. Bene, quando tagli non fare mai questa cosa, perché il linoleum fa una certa resistenza, vedi, all'intaglio. Non è una cosa semplice che viene via facilmente, e più scavi più resistenza farà. E allora, se metti la mano, è possibile che tu entri con forza, a un certo punto ti scappa la sgorbia e ti pugnali una mano. Cerca di non fare questa cosa. La mano sempre di lato al lavoro. Se vuoi tenere fermo il lavoro puoi farlo tranquillamente, però assicura che la mano stia sempre dietro, così la linea, come vedi, non è facile da fare, non si fa come con la matita, la resistenza c'è sempre, quindi la voglia di mettere la mano qua ti verrà sempre. Frenati, perché tutti della nostra esperienza di allievi di questa tecnica almeno una volta ci siamo pugnalati un dito. Tu cerca di non farlo perché fa malissimo. E allora, mano sempre dietro e sfrange il linoleum. Altro consiglio, sempre accanto una ciotolina in cui raccogliere i ricci e toglierteli di torno man mano che porti avanti il lavoro, se no il tavolo ti diventa veramente disordinato. Ma anche sul legno si può fare questo tipo di incisione, questo tipo di stampa. Lo faremo. Bene, quindi per cominciare, sgorbie di poco conto, ma ci conto tantissimo. Durante il corso io vi farò vedere delle sgorbie molto più belle, anche per affascinarvi, per farvi vedere gli strumenti, quanto siano belli, quanto siano particolari, quanto siano ricchi di atmosfera, perché effettivamente è un'arte grafica molto riflessiva e molto introspettiva la linoleografia, perché si sta molto tempo per preparare il supporto e poi la stampa esce quasi in un attimo grazie ai colori. I colori per stampa sono di diversificate marche, ogni marchio di belle arti ha il suo colore per stampare la linoleografia. Io per il nostro corso ho scelto il meglio, e infatti siamo supportati da un'azienda che mi ha inviato dei colori bellissimi su mia richiesta. Mi sono fatta presente, mi sono presentata, ho detto che avrei voluto cominciare questo corso su Arte per Te. È la Schminke, che è un'azienda leader nel settore delle belle arti. Loro producono, per intenderci, i colori ad olio più belli e lucenti del mondo, i famosissimi mussini, che io ho utilizzato con una goduria pazzesca. Mi ha mandato una selezione di colori per stampa, ve li faccio vedere. I colori per stampa si presentano così, in tubetto metallico, sono dei colori solubili in acqua, quindi tutti gli strumenti che utilizzerete potranno essere poi
poi ripuliti semplicemente con acqua e sapone, oppure ci sono dei detergenti specifici che ogni casa, che per esempio anche la Schmincke, propone nella sua gamma prodotti. Ma sinceramente, anche semplicemente con acqua e sapone, il colore va via, sono colori atossici. Ho scelto quello che secondo me era il meglio per il corso di Arte per Te, perché sul colore non si può lesinare. Dalla bontà del colore dipende la importanza della nostra stampa, la bellezza della nostra stampa. Possiamo magari lesinare su una sgorbia, possiamo avere un taglio leggermente più impreciso, anche se, voglio dire, anche la sgorbia è uno di quegli strumenti che poi vi dirò di comprare buona, però piano piano. Ma il colore cominciatelo ad usare subito buono, perché se vi viene a chiazze di non colore, non è bello. Si perde anche il mordente di entusiasmo per affrontare questo tipo di lavoro. La gamma colori è amplissima, come per tutti i colori c'è una gamma colori vastissima che va dai colori tipo verde, blu, rosso, ai non colori come il nero, il bianco, c'è anche il dorato, l'argentato e un rame bellissimo che abbiamo in gamma e che quindi useremo. Ma con cosa si stende il colore? Il colore si stende con i rulli. Allora, il colore si pone su un piano impermeabile, quindi un piano non poroso, che può essere una lastra di vetro, un tappetino di plexiglass, quello che avrete. Si comincia a rullare sul colore, un po' come si fa per le pareti di casa, però su un piano orizzontale. Quando il rullo sarà tutto imbibito, lo passeremo sulla matrice scavata, su tutto sul nostro lavoro intagliato. Lo passeremo sopra più e più volte, fino a fare prendere linoleum di tutto il colore. Ovviamente il colore si depositerà solamente nelle parti lasciate in evidenza, mentre le parti scavate andranno in positivo, no? Ci sarà un negativo e un positivo nella nostra stampa, perché le stampe a linoleografia è un tipo di stampa che lavora semplicemente con due toni, il positivo e il negativo, il bianco e il nero, il verde per esempio è il bianco, il colore è il non colore. Passeremo questo rullo, quindi poggeremo il foglio di carta, e a casa nostra non abbiamo un torchio, e allora cosa useremo per pigiare e fare in modo che la stampa prenda? Useremo un pestello. Io ho qui un batticarne anni 50 bellissimo che ho sempre usato per questo scopo, ma oggi come oggi vendono proprio dei pestelli veri e propri su cui si può esercitare una pressione verticale. Io lo faccio ugualmente con questo, e esercitando questo tipo di pressione con dei movimenti circolari che vadano dal centro verso l'esterno, dal centro verso l'esterno, eserciteremo la nostra pressione e faremo trasferire il colore dalla matrice alla carta. Quindi solleveremo dai lembi la carta e la nostra stampa sarà bella e fatta. Per cominciare, se non volete comprare un matrazzo di linoleum, vi segnalo che da Tiger vendono questi tappetini gommati, eccoli qua, li vendono più o meno a 2-4 euro, non ricordo. E vendono anche le sgorbie da Tiger, le ho viste. Blocchetto da intagliare per timbri, qua lo dà, certo, perché con il linoleum potreste creare anche i vostri timbri per scrapbooking. Vedete, questi blocchetti hanno queste piccole stampine, potete fare e allenarvi così magari per la prima lezione. Vi annuncio subito che la prima lezione sarà la prossima e faremo un bellissimo biglietto per Natale. Io farò una tiratura di biglietti per Natale, ne farò una decina, ovviamente voi ne farete quelli che vi serviranno. Cioè la parte che avete scavato da cui si estrapola la stampa, vi avviso, col tempo si consuma, perché la pressione di solito sotto il torchio fa sì che la fibra di cui è fatta si allarghi. Noi non la passiamo al torchio, quindi la nostra matrice sarà meno sollecitata, però col tempo si usurerà. Cosa significa? Che i tagli che le linee non saranno più precisissime, che ci saranno delle barbette quella di colore, e quindi le stampe non verranno più perfette per come le avevamo pensato. In quel caso si dirà che la matrice è esaurita, infatti le incisioni sono numerate. Le nostre, quelle che facciamo di volta in volta per provare se il disegno che abbiamo inciso ci piace, si chiameranno prove d'autore. E allora si metterà in basso a sinistra, a matita, con una matita secca, quindi un HB, la dicitura PA,
che significa proprio prova d'autore, e a destra, se vorrete, firmerete il vostro foglio una volta stampato. Quando sarete soddisfatti del vostro lavoro, quindi smetterete di fare le prove d'autore, comincerete la tiratura dei vostri lavori. Fate un bel lavoro, volete regalare un bel quadro ai vostri amici, questa tecnica vi darà modo di fare 10-15 quadri anche in un pomeriggio, no? La stampa, non la preparazione del supporto, ovviamente. E allora si vanno a numerare, si mette sempre basso a sinistra 01D, quindi 01 barra, e poi alla fine metterete il numero totale delle stampe che avete fatto. Quindi se fate 10 stampe avrete la stampa numero 1 di 10, la stampa numero 2 di 10, la stampa numero 3 di 10, la stampa numero 4 di 10, la stampa numero 5 e via discorrendo. Le stampe sono via via meno pregiate, proprio perché la matrice si rovina e quindi vengono sempre meno definite. E allora la stampa numero 1 sarà quella che avrà più valore. Questo ve lo dico perché anche quando comprate una stampa troverete scritto in basso, per esempio, 12 di 105, perché le tirature sono molto grandi per alcune cose, e allora voi sapete che avete una stampa di prima pressata e una stampa migliore della 125, che è una stampa di ultima pressata. Hanno anche costi differenti, di solito si dividono in decine. La stampa numero 1 è quella che ha più valore in assoluto, dalla 2 a 5 hanno un valore di poco leggero alla numero 1, poi dalla 5 alla 15 un valore ancora di meno, dalla 15 alla 25 ancora di meno, dalla 25 alla 30 ancora di meno, e via via a scendere la qualità di stampa. Non vi ho parlato della carta, c'è una carta apposta per le stampe, ma in generale della carta vorrei parlarvene in una lezione strutturata appositamente, perché il discorso è molto molto ampio, perché si può stampare su qualunque cosa. Poi ci sono le carte più adatte, le meno adatte, ma le scopriremo insieme utilizzandole. Bene, questo è quello che volevo raccontarvi della stampa a linoleografia. Adesso preparate il vostro materiale, che dalla prossima volta andremo proprio a lavorare fattivamente. Mi sembrava d'obbligo questa apertura per spiegarvi un pochettino il corso. Vi dico anche che durante le lezioni io vi farcirò le lezioni pratiche con qualche pillola culturale, così mentre faccio la stampa ve ne parlo, proprio per non annoiarvi. Basta parlare, perché sennò mi azzittite sin da subito. Se questo corso ti piace, condividilo sulla tua pagina Facebook, per favore. Fa che YouTube diventi un mezzo di diffusione culturale, e se ti piace che YouTube abbia di questi contenuti, aiuta questi contenuti ad essere visti. Quindi condividi questo video, lasciami un pollice in su e soprattutto ci vediamo al prossimo appuntamento, perché si passa alla pratica. Vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Vi aspetto su Instagram, dove vi darò tutte le anteprime delle varie incisioni che andremo a fare, e anche degli altri miei canali, e basta. Non mi rimane che augurarvi una splendida giornata e darvi appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!